Era stato uno dei protagonisti del film Mary per sempre. Ora l'attore palermitano Francesco Benigno diventa lui stesso regista e per il suo primo film folla di aspiranti attori alle selezioni. L'avete visto in televisione da molti anni, in film importantissimi, Francesco Benigno! Gentilmente lui mi ha chiamato e mi ha gratificato anche perché, a parte l'amicizia, ci siamo sempre rispettati come attori e come persone. Per cui per me è veramente senza nessuna piaggeria, è un onore. È un piacere lavorare con lui e lo ringrazio per questa opportunità. Diciamo che l'ho trovato bene, è sempre in forma e scattante, come si dice a Palermo, diciamo, è vivo vivo, come la saida. Si lavora. Tutte maestranze palermitane. Francesco a Palermo è conosciuto, è amato e immaginavamo che un suo appello fosse stato raccolto con questo entusiasmo. In realtà con Francesco siamo conosciuti perché l'ho chiamato come attore per un altro progetto che abbiamo realizzato qualche anno fa e lì è nato un rapporto di amicizia, mi aveva fatto leggere il suo progetto e di lì pian piano abbiamo cercato di mettere in piedi questo suo sogno, tra virgolette, insomma, perché chiaramente è il film della sua vita. Faticoso perché non mi aspettavo tutta questa gente. Sono venuti in tantissimi, sono lusingato perché si vede che comunque la gente è interessata. Sì, il mio primo lungometraggio, ho debuttato alla regia nel 2007 in un cortometraggio che portava come titolo Benigno, tra virgolette. E che ha vinto un premio. Che ha vinto un premio molto importante, che è il Grifone d'Argento al Giffoni Film Festival nel 2008. Palermo 20 anni dopo è come dire che io racconto 20 anni dopo il mio debutto, i miei 20 anni prima. Tanti artisti palermitani, solo palermitani, perché racconta una storia palermitana. Speriamo di fare un buon lavoro. Ma Rossellini Film mi ha chiesto di insieme a loro di provare a montare questo film che ha il titolo Il colore del dolore, Palermo 20 anni dopo, dove racconto per l'appunto la mia vita prima di fare l'attore, che è stata una vita molto difficile. Vedo attraverso questo film un bellissimo riscatto sociale di un ragazzo che nonostante tutte le avversità ce l'ha fatta. Azione! Tanto Isola, questa canzone che è bella. Giovanni, sta facendo una canna. Sta facendo. Non è caso, non fa male. Perché voglio vedere lui pure in faccia, che l'ho visto di profilo adesso. Aspetta. Partito. Azione. Ramone, tu c'hai la mano. Ok, adesso mi devo fare lui. Primo piano.
fare le sitcom di questi giovani ragazzi con questa faccia tutta da... Bene. Mi dovete aiutare? Mi dovete, mi ha legato con le cippe. No, sul superpilo di Misicatino. Ma perché ha più buone ragioni? Avrà avuto le sue buone ragioni. Il nome del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Padre, figlio, è Spirito Santo con superpilo. Le vedete queste? Sono 10.000 lire, sono per voi se mi... Ah, ora non esco su cancia. Amore, picciotto. No, ma poi esce alle 5. A lei? Ehi, 5. Ma io 5 chiedo dopo scuola. Non ti preoccupare, Francesco, ci pensavo un altro, a posto, ne vedete 5. Amore, picciotto, capito? Tutto molto... Attraverso questo film spero di lanciare un messaggio di speranza per tutti coloro che stanno vivendo, che hanno vissuto il disagio che ho vissuto io nell'infanzia e nell'adolescenza. Ero entusiasta di voi, ma questi qua mi hanno commosso. Mi hanno proprio conquistato il cuore. Ti fanno ricordare te vecchi tempi che tu sei. Pazienza. Allora, vediamo la quinta di lui.